Salve a tutti amici di Gimba Network, il mio nome è Matteo Bini e vi do il benvenuto alla 14ª puntata di VG News, l'unica serie settimanale in esclusiva su Gimba Network che esce ogni lunedì e che vi permetterà di rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità del mondo videoludico. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e vediamo quali news ci sono questa settimana. Il cofondatore e sviluppatore della periferica Oculus Rift, un headset designato alla prossima generazione per la realtà virtuale, è rimasto ucciso giovedì 30 maggio a Santa Ana, in California. Andrew Scott Reyes, durante una passeggiata, è stato investito da un criminale in fuga dalla polizia, a bordo di una Dodge Charger passata col semaforo rosso, e ABC News riporta che il conducente dell'auto dovrà molto probabilmente rispondere dell'accusa di omicidio. Chi di voi si ricorda la leggenda delle milioni e milioni di cartucce invendute del gioco ET l'extraterrestre, che sarebbero state sotterrate nel deserto del Nuovo Messico da Atari a metà degli anni Ottanta? Bene, la leggenda ha sempre un fondo di verità, e la verità su questa storia potrebbe venire a galla nei prossimi mesi. Il commissario del distretto 1 di Alamogordo, Jason Balding, ha infatti dato l'ok per l'inizio degli scavi da effettuare nel sito dove si suppone siano state sepolte le cartucce. L'opera di riseppellimento è stata affidata a un team finanziato dalla compagnia canadese Fuel Industries, che punta a realizzare un documentario su tutta l'operazione. La durata degli scavi dovrebbe essere di circa 6 mesi, durante i quali si cercherà di scoprire cosa sia effettivamente successo nel fantomatico cimitero Atari. Si tratta forse del primo scavo di quella che potrebbe in futuro diventare archeologia videoludica? Domani sarà rilasciato per PS3, PC e Xbox 360 il primo DLC di Crysis 3. Questo pacchetto di espansione, di nome The Lost Island, che oltre a nuove fantascientifiche armi, conterrà 4 inedite mappe e 2 coinvolgenti modalità di gioco, sarà caratterizzato da uno scenario tropicale. In particolare, lo sfondo saranno le piccole isole delle Filippine. Si esce quindi dalla grande mela, senza però farci mancare la lussureggiante vegetazione e la fidata nanotuta. Il prezzo di questo nuovo DLC sarà di 15 euro o 1200 Microsoft Points. Dopo le lamentele ricevute per la massiccia presenza dei contenuti TV alla loro conferenza del 21 maggio, Microsoft ha ricevuto un tweet da parte di un utente in cui veniva chiesto a questi ultimi se anche alla conferenza dell'E3 questi elementi avrebbero avuto così tanta importanza e visibilità. La risposta non ha tardato ad arrivare e per la felicità dei fan è stato confermato che da parte di Microsoft sul palco saranno mostrati solamente giochi. Un tweet ed un post sulla pagina ufficiale Facebook di Electronic Arts hanno svelato quel che potrebbe essere lo strano mashup tra Mass Effect e Piante contro Zombie. Grass Effect, questo il nome che compare nell'immagine teaser, sarà a quanto pare presentato durante la conferenza EA delle 3 di quest'anno. Ad affiancarlo ci sarà anche un altro mix alquanto particolare, Dead Face. Chissà quali sorprese ci attendono quest'anno. Danol, sviluppatore di DayZ, ha rivelato che le opzioni relative alla distribuzione del gioco devono ancora essere valutate dall'intero team. Tra le ipotetiche versioni, troviamo una Developer Edition più economica, dedicata a chi sostiene lo sviluppo della versione standalone di DayZ, il pre-order del gioco in alpha e una Special Edition con contenuti ancora da definirsi. A causa di un attacco di DOS durante questo weekend, CCP Games si è vista costretta a mettere offline i server di EVE Online e Dust514 e sta ora investigando a riguardo. Stiamo esaminando la nostra intera infrastruttura. Vi terremo aggiornati tramite Twitter in caso di novità. Queste le parole degli sviluppatori. Al momento della stesura, sia l'FPS esclusivo PS3 che l'MMORPG per PC sono ancora in stato di manutenzione. Vedremo come la situazione si evolverà. Paranautical Activity è un gioco indie che ha seguito un iter alquanto curioso su Steam Greenlight. Il titolo, sviluppato da Code Everis, era stato inizialmente inserito sulla piattaforma di distribuzione digitale di Valve in attesa di essere votato dagli utenti. Tuttavia, dopo un po' di tempo, il gioco era stato rimosso dagli sviluppatori stessi, a causa di un accordo stretto con un publisher esterno, Adult Swim, per la pubblicazione diretta su Steam. A Valve non è piaciuto questo approccio ed ha interpretato l'azione in questione come un sistema di sfruttare Greenlight per farsi pubblicità gratuita. Code Everis è stata costretta a ripresentare il videogame su Steam Greenlight, ovviamente non senza qualche polemica. Da una lista di prodotti pubblicata su Amazon Italia, sembra molto probabile che Dragon Age 3 Inquisition sarà disponibile esclusivamente su Xbox One.
Il gioco in questione era già stato annunciato lo scorso settembre, ma ancora non conosciamo le piattaforme supportate e la data di uscita definitiva, dato che essa era stata approssimata per quest'anno. Electronic Arts, per il momento, ha scelto di non commentare tale notizia. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo di commentare il video, iscrivervi al canale, mettere mi piace, ma soprattutto continuate a seguirci, poiché lunedì prossimo torneremo con un nuovo ed emozionante episodio di VG News.